così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato per la sua santa alleanza. Di servirlo sempre cuore in santità e giustizia dal suo cospetto per tutti i nostri giorni. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella redenzione dei suoi ricatti. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. I saggi splenderanno come il firmamento, i paesi di sapienza saranno come stelle del cielo. Cristo che il Santo Basilio Magno e Gregorio Fratello sei dato la madre viva del tuo cuore misericordioso. Vieni a svolgere la missione di maestro e di pastore. Tu che nei tuoi dei santi pastori fossi al servizio del tuo popolo, sei fatto medico delle anime e dei corpi. Tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, Padre nostro, che sei Thank you.
Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, secondo la
O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con l'insegnamento del sempre dei Santi Castigli e Gregorio della Santena, donna sono spirito umile e ardente per conoscere la tua verità e attuarla con un coraggioso programma di vita per il nostro Signore Gesù Cristo, con il tuo figlio e io, viverei con te per l'età della sua Chiesa Santa, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, chi è Giacomo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito dal principio rimane in voi. Se rimane in voi quello che avete udito dal principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quando a voi l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo avere fiducia quando egli si manifesterà e non veniamo da lui svergognati alla sua venuta. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclama il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Gloria a te, Signore. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei inviarono la torre dello sacerdote e gli interrogarono, tu chi sei? Io confessò il mio, confessò io non sono il Cristo. Allora gli chiesero chi sei tu, chi sei tu e di me? Non lo so, disse. Se tu il profeta non risposto, gli disse allora chi sei tu. Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dice di te stesso? Risposte, io sono la voce di una comunità nel deserto, prendendo giusto la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano da avere sé, essi lo interrogarono e disse, perché dunque tu partenze se non sei più Cristo e inviato in comunità? Giovanni rispose loro, io partenzo nell'acqua in mezzo a questo mondo che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di spiegare il legaccio di Santo.
Questo avviene in Betania, nella terra del Giordano, dove Giovanni stava battezzato. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Benedetto sei tu, Signore.
Pregate per me, il mio sacrificio, sia tu, mio Padre, mio Padre. Cosa buona e giusta. Dopo la cena, allo stesso modo, preso il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete i frutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per forza e per missione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il nostro vescovo,
passaggi con il nostro Padre, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E con il tuo spirito. Thank you.